Ore 13 del 13 del 3. Non c'è un 3 nell'anno. Comunque, sono arrivata da pochissimo a casa da lavoro. Oggi è sabato, finalmente il sabato, che bello! Ora, devo aggiornarvi sulla situazione organizzazione dispensa, perché ho fatto delle modifiche ancora. Ho fatto delle modifiche. Neanche tanto, comunque ho sistemato anche le mensole, quindi c'è un ulteriore aggiornamento sull'organizzazione dispensa. Invece il mobile qua sopra non l'ho ancora sistemato, devo ancora pulire. Vorrei pulire tutto dentro i mobili, ma lo farò quando sarà brutto tempo. Sì, no, mi scoccia col sole andare a fare sti lavori. Già ne ho fatti tanti in questi giorni. E niente, quindi adesso ho preparato la tavola, il minimo indispensabile. Devo stendere la biancheria perché è anche ventilato, oltre ad esserci sole. E quindi la roba presumo si asciugherà anche velocemente, spero. E perché avrei anche la lavatrice delle lenzuola da fare, quella degli asciugamani, quella della roba da lavoro di Franz e ancora un'altra di vestiti normali. Che bello. Vabbè, comunque. Niente, Pippo non vuole mangiare. Infatti c'è Pepe che si sta spazzolando tutta la pappa. È buona! Ma allora? E Pippi? Non mangia Pippi, mangi solo tu oggi. Pippo ha leccato un po' e poi è andato fuori. No. Aspetta che guardo se ha vomitato. No, perché no, no, ok, è un po' che non vomita. Però sì, non si sa mai. Comunque sì, oggi il tempo è questo. Non so se sentiate il vento perché c'ho la protezione sul microfono come sempre, ma qualcosa forse si sentirà di aria. E c'è decisamente vento. Si vede qualcosa? Qualcosa. Ci sono gli asini che brontolano. Vabbè. Allora, è anche caldo il sole, però c'è quest'aria maledetta che... Aiuto. Pippo? Lui vive là sotto. Non mi ricordo chi, ma ho risposto oggi al commento. Mi ha chiesto: ma non hai paura che scappino i gatti? No, perché comunque è alto, non fanno il salto. Pepe ogni tanto mi preoccupa perché lui va lì sulla legna e poi va in cima. Mi ha sempre dato un po' di preoccupazione questa cosa, perché da lì fare il salto alla finestra è un attimo, però non l'ha mai fatto. Quindi, cioè, io me ne accorgo quando sta combinando qualcosa qua fuori, e infatti o lo chiamo o esco subito a controllare. E tante volte lo becco sulla legna. Beh, è solo questione di stare a controllarli, tenerli d'occhio. Qua devo sistemare sto divano perché è un disastro con i gatti che ci dormono. E non vi avevo fatto vedere, ma mi sono presa l'ovetto Kinder Maxi. L'ovetto. L'uovo della Kinder. A Lidl, perché lì costava 12,99, mi pare. E invece all'AEO, l'altro negozio dove vado, costava 13 e non mi ricordo, 13 qualcosa. Quindi era comunque in offerta al Lidl. Niente, io qua ho un bel caos. Ho quella cassettiera là che non so dove mettere. Penso di smontarla e metterla via. Questo mobile anche non so dove metterlo. È lì, ma è lì. Cioè, non vorrei buttarlo, perché può tornare utile in qualche modo, però non ci sta proprio qua, cioè non ha senso che rimanga qui in casa, insomma. Quindi non so cosa fare. Ho eliminato il tavolino, quello di legno, non so se ve lo ricordate, lo tenevo là sopra durante l'inverno. L'ho eliminato, cioè l'ho eliminato, portato dai miei, perché era di troppo, e anche la cassettiera e questo mobile qua sono di troppo. Vabbè, adesso cosa faccio, ragazzi? Apro un po' le finestre, anche se le ho aperte anche stamattina, però le riapro adesso, così passa un po' di aria. E mi prendo... Ok, questo va qua.
Boh, non so. Non so neanche cosa mangiare. Franz ha la pasta pronta che mi ha dato mia mamma. Però io invece non saprei cosa mangiare. Devo ancora mettere via le medicine. Ce le ho ancora qua. Va bene. Vabbè, comunque la casa è abbastanza in ordine, devo solo passare l'aspirapolvere come sempre. Però devo dire che oggi non è così sporco come al solito. Ci sono dei giorni che sporcano tantissimo sti due, perché giocano come pazzi. E giorni invece tipo oggi che è anche pulito. C'è solo il divano che è un disastro, ma quello è un dettaglio. Vabbè, non so neanche... Oggi vorrei andare a fare una passeggiata, visto che ultimamente ho ripreso un po'... le passeggiate, semplicissima, cioè niente di che, però ho ripreso un po' a camminare perché mi sento meglio a camminare, cioè mi sento meglio da una parte, peggio dall'altra perché sono piena di dolori alle anche, ho veramente dolori molto forti, vado avanti a antinfiammatorio, antidolorifico e via. Però cerco di rimanere un po' attiva, insomma, quel che riesco. Non posso fare escursioni, non posso fare niente di che come una volta. Però, insomma, qualcosina riesco a fare. Pensavo che Franz arrivasse subito a casa. Vabbè. Comunque, ho la degusta box anche che mi è arrivata. Eccola lì. Ah sì, la biancheria, qui devo stendere. Vi ho detto anche prima, mi ero già dimenticata. Che io le cose non me le ricordo. Cioè, dire che sono svampita è veramente poco. Guardate, ho rotto anche questo. La bacinella. Non si vede neanche. L'ho proprio rotta. Non so come ho fatto. Non mi ricordo come cavolo... Non lo so, non me la spiego. Come ho fatto a rompere sta affare, non lo so. Sempre meglio avere le cose aggiustate. No, si è rotta. Beh, ha tanti anni, La plastica. Dopo un po' si rovina. In ogni caso, ma quanta roba ho lavato? E c'è stata tutta sta roba dentro? Com'è possibile? E dovete sapere che puntualmente, ogni volta, almeno un calzino va nella guarnizione e è pieno d'acqua. Almeno un calzino. E ogni volta succede, Se c'è qualcosa di piccolo va sicuramente nella guarnizione. Boom, adesso vado a stendere questa roba qui. Giusto due cose. Che vi dirò... Adesso vi prendo. Che uscendo adesso in poggiolo è più caldo, perché stamattina c'era il sole ma era velato. E c'era aria fredda sotto, invece adesso sì, è ventilato, però il sole è bello caldo. Wow, vabbè, stendo la biancheria, nel frattempo arriverà Franza anche, sicuramente. E niente, dopo vi faccio vedere se mi ricordo l'organizzazione di spesa. Sì, no, ho sistemato veramente tanto. L'unica cosa che mi rimane da fare, no, l'unica no. Però una cosa che, a parte pulire i mobili della cucina all'interno, sistemare tutto, l'unica cosa che dovrei fare assolutamente è pulire il freezer sopra il frigo, perché è un disastro. Solo che adesso inizia a fare caldo fuori. Dopo, avrei dovuto farlo quando era freddo, ma quando era freddo avevo altri pensieri. E va bene. E perché devo spegnere il frigo e, insomma, far scongelare lì. Ce la farò, Sì. Un giorno che non avrò voglia di fare nient'altro, solo quello, cioè mai, farò anche quel lavoro lì. E lì c'è ancora il calendario dell'avvento con i cioccolatini, ma non è mai stato aperto. Quest'anno è andata così. Allora, ho ancora la tavola preparata, perché devo ancora mangiare. Spero che Pepe stia lì nella cuccia. E che cosa sto facendo? Sto pulendo il pavimento. Semplicemente con l'alcol. Acqua e alcol, niente di più. Non so, cioè non viene lucidissimo con l'alcol, Però almeno si asciuga molto più velocemente, infatti anche qua è bello asciutto già, e anche qua che l'ho appena passato, per cui quelli sono le lenzuola da lavare. E non so se vi interessa, io uso questa per pulire col vapore per terra. Non faccio spesso questa pulizia perché preferisco usare il moccio o acqua detersivo. Però se voglio fare veloce utilizzo la scopa a vapore.
Questa qui Vileda la trovate sui 60 qualcosa euro. Io l'avevo pagata poco perché era in super offerta, però in genere costa sui 60 euro, insomma una cosa del genere. È semplicissima, non ha accessori né niente, solo una scopa per il pavimento e si può scegliere se utilizzare il vapore al minimo, quindi si bagnerà molto meno il pavimento, oppure utilizzarlo un po' più, cioè che esca un po' più vapore, però se avete pavimenti che non si asciugano e la casa particolarmente fredda, non ve lo consiglio di usare il vapore al massimo perché non si asciugherà mai. Che poi mi sono accorta, non c'entra niente, avevo lasciato queste batterie in carica da ieri. Me ne sono accorta prima. Va bene, devo farvi anche il video sulla pulizia di quel coso lì perché è lurido adesso, quindi è il momento proprio perfetto. E qui niente, tengo un po' aperto che passi un po' d'aria, visto che non sono mai a casa. Sì, sono a casa, ma non così tanto alla fine. Quindi faccio passare un po' d'aria così. Pavimento anche si asciuga e qui ho messo ad andare la lavatrice. Qua c'è un gran caos. Devo sistemare questo stanzino, cioè devo spostare la lavatrice, pulire tutto, quel lavoro là, e non ho intenzione di farlo adesso. Però devo fare anche quello. Ecco, in programma c'è anche quello. E adesso passo il pavimento qui. E poi, a parte mangiare, quello è un dettaglio, vorrei lavare quel tappeto. Solito quello là di lana dove aveva vomitato panna. Vorrei mettermi a lavare quello, ma non so. Non so, sono un po' indecisa, sinceramente. Una mosca. Oh, Peppe, c'è una mosca. Hai visto? Una mosca. E che bel musetto. È un po' triste Peppe, eh? Anche mia mamma l'altro giorno è venuta qua e l'ha visto parecchio triste. Guardalo. Peppe. E la camera è proprio no? Pepe, fuori. Pepe, fuori. Dai, fuori, subito. Bravissimo. Perché non li faccio entrare in camera? Voglio mantenere questa cosa, anche se non c'è più panna. Era lei la peggiore. Cioè, aveva rovinato tutto il legno praticamente. Perché grattava la porta che voleva entrare. Anche qua è tutto rovinato, tutto spellato. Vabbè, adesso se tu stai fermo un attimo, io posso anche pulire, no? Cosa dici? Posso? Mi lasci pulire? Pippo è bello tranquillo, tu adesso vagabondi? Dai, diamo una passata al pavimento super mega veloce. Non so se pulirò il tappeto o laverò il tappeto oggi, eh. Intanto faccio questo lavoro qua e poi mangio. Ciao Pepe. Madonna, quanta nanna hai fatto? Oh sì. Ciao Pippo. Vabbè, il mio nuovo centrino è la coperta. Eh sì, no, di solito questi giorni l'ho sempre tenuta sul divano, però alla fine dobbiamo sempre spostarla per sederci noi, quindi ho fatto così. Adesso aspettate che sono appena arrivata a casa, mi sono lavata le mani. Sono appena arrivata a casa e sono stata all'Eurospin, stessa giornata, però ho detto, Madonna che capelli. In realtà sono andata l'altro giorno a fare la spesa, ho anche tagliato i capelli, eh sì, li ho accorciati ancora un po', però è già passato qualche giorno, quindi siccome da lunedì saremo praticamente in tante regioni in zona rossa e compreso il Veneto, non potrò andare né al Lidl né all'Eurospin né a Belluno, non potrò andare da nessuna parte a fare la spesa, quindi solo qua in paese. Ma qua in paese, io ve l'ho sempre detto, costa tanto, costa davvero troppo. Cioè, se devi andare ogni tanto puoi anche farlo, tipo il pane lo compro qua o l'insalata se mi serve, però da andare a fare spese grosse no, no, perché fai fuori tanti soldi. Detto questo, adesso cambio la batteria alla macchina fotografica perché questa vedo che è scarica e devo anche ritirare tutta la biancheria che è di fuori, però prima, forse l'avrete già visto, probabilmente, non lo so, faccio un video spesa.